Buongiorno, dopo tanto tempo rieccoci in onda. Allora, ci sono tante notizie che voglio velocizzare. La Sharapova, per quanto riguarda il tennis, è stata rifiutata da Andy Murray per giocare il doppio misto. La siberiana, dopo essere stata eliminata nell'ultimo torneo dove la vedeva protagonista a Maiorca, disputando due partite, una vittoria e una sconfitta contro la Kerber, secco 2-0. Ora vorrebbe giocare Wimbledon per riscattarsi dopo questa, diciamo, stagione colpita dall'infortunio alla spalla. Per quanto riguarda il ciclismo, Elia Viviani parteciperà al Tour de France. Non ci sarà Dumoulin, come sappiamo, per infortunio, stessa identica cosa per Froome. Ci sarà probabilmente invece Geraint Thomas, che per me potrebbe vincere il Tour, ma occhio anche a Egan Bernal, sempre della Ineos e non Team Sky. E attenzione anche ad Aru e Nibali, che potrebbero dire la loro. Sì, perché Aru e Nibali al 98% ci saranno alla Grand Boucle. Nibali sicuro, Aru al 98%. Per quanto riguarda le altre notizie, non è che si stia giocando granché a livello calcistico, lo sappiamo già negli scorsi video. Per quanto riguarda la Formula 1, ormai è sempre più, non so neanche come definirla. Se mondo Mercedes oppure mondo Hamilton, ormai il corridore inglese è sempre più padrone della Formula 1, sta vincendo ovunque. Ora in Austria alla Uno Ring potrebbe dire la sua. Mi spiace per Matesic e la sua Red Bull, però si può puntare al podio con Verstappen, ma niente di che. Lo strapotere della Mercedes è davvero ampio. Queste sono le ultime notizie, dal vostro Sir Pippo è tutto, un caro saluto.